La Cuneo Nuova e le montagne del mare. All'orizzonte, quella parte dell'abitato di Cuneo, che a cominciare da piazza Duccio Galimberti si estende in direzione di Borgo San Dalmazzo, verso l'arco alpino, prende il nome di Cuneo Nuova, per distinguerla dall'antico insediamento della città vecchia. Alla fine dell'Ottocento, l'antico nucleo urbano sul Pizzo aveva conosciuto una prima urbanizzazione ai lati del rettifilo di Corso Nizza, per poi espandersi sul resto dell'altopiano della Castagneretta. In analogia con la città vecchia, anche la nuova conta un'ampia via centrale, Corso Nizza, con portici su ambo i lati, da cui si diparte un assetto viario caratterizzato da una semplice maglia a scacchiera. Da questo punto privilegiato possiamo perlustrare da sinistra a destra le montagne del mare. Incominciamo con la Rocca dell'Abisso, numero 1. Con i suoi 2755 metri. Più a destra, le tre cime del Maledia, numero 2, di 1895 metri. Del Gelas, numero 3, di 3143 metri. E del Van, numero 4, 1969 metri. Ancora più a destra, altre tre cime. Cima del Baus, numero 5, di 3072 metri. Dell'Argentera, numero 6, di 3297 metri. E la cima dell'Asta Soprana, numero 7, di 2950 metri. Concludiamo a destra con il Monte Saben, numero 8, di 1670 metri. Alle sue spalle, il Monte Matto, numero 9, di 3097 metri. Ed infine, la Rocca del Paur, numero 10, di 2972 metri.